Via Sant'Antonio restituita alla città, gli scavi archeologici ricoperti per ora in attesa del progetto. Sì, la restituzione di Via Sant'Antonio all'esito di un percorso importante di rigenerazione urbana, tutto finanziato con risorse comunali, anche questo è importante, risorse che hanno richiesto anche ulteriori aggiunte proprio per garantire lo studio dei mosaici che sono stati ritrovati nel corso dei lavori. C'è stato uno spostamento, uno slittamento dei tempi, ma oggi questo spazio viene riconsegnato in tutta la sua bellezza e anche con una funzione diversa, che di fatto cambia la natura di questo spazio, che da via diventa una vera e propria piazza in pieno centro storico, in prossimità della chiesa di Sant'Antonio e comunque in connessione con altri luoghi importanti della nostra città. Ecco perché questa rigenerazione urbana ci consentirà di riqualificare ancora di più l'area del nostro meraviglioso centro storico in un momento in cui abbiamo bisogno di spazi. Per quanto riguarda i reperti, come è stato detto prima, l'input della sovrintendenza è stato quello di una conservazione e tutela, quindi di una copertura, ma c'è già il dialogo aperto per individuare un progetto che consenta di reintervenire limitatamente al luogo dei mosaici per restituirne la fruibilità. Però è un progetto che va fatto bene, che va studiato per bene e soprattutto non deve portare a commettere gli errori che purtroppo nel corso degli anni passati nella nostra città sono stati effettuati. Non potevamo far rimanere i residenti in ostaggio, poi sono contenti che è diventata un'isola pedonale, forse i commercianti un po' meno. Guardi, la necessità era di completare questo percorso di rigenerazione urbana e questo spazio dimostra oggi che può avere e deve avere un'altra funzione, che garantirà, credo, tutti, negli interessi di tutti, nel bilanciamento degli interessi di tutti, sia i residenti che i commercianti, perché sarà uno spazio che garantirà una vivibilità e una fruibilità di questo luogo a 360 gradi.